È pronta, l'avete visto correre nei titoli, l'edizione straordinaria di Studio Aperto diretto da Emilio Fede, al quale diamo immediatamente la linea. Cocciolone, guardate belle gambe là, se che sei. Quali gambe? Belle gambe? Maurizio. Mi sei? L'invenzione della radiotelegrafia ad opera di Guglielmo Marconi si rivelò subito di estrema importanza nei casi di soccorso alle imbarcazioni in difficoltà. A questo proposito, lei mi deve dire in quale anno fu lanciato il primo radiomessaggio di soccorso. Signorina, posso domandarle che cosa sta facendo in questo momento? Mi scusi, vuoi andare a vedere che cosa sta facendo? Non è mica che ha qualche libretto, qualche cosa? Cos'è che ha nascosto lì, per favore, signorina? No, voglio sapere che cosa ha nascosto. Lei stava armeggiando là, mentre io leggevo la domanda. Vuoi guardare, Sabrina, per favore? Vuoi guardare? Perché è successo qualche volta. Cos'è che guardava? Signorina, lei deve guardare me. Ecco, che cos'è che aveva lì? Erano dei miei appunti. Erano dei miei appunti. I suoi appunti? Complimenti, signorina. Vogliamo vedere qui? Oh, signori, cosa facciamo qua? Mi meraviglio di lei, come gli scolaretti a scuola. Ma cara signorina, ma lei... Li avevo qui anche sul tavolo. Ma lei li aveva qua. Ma cara signorina, ma come si permette lei, mentre io sto leggendo le domande per un valore di 120 milioni, dico 120 milioni, come gli scolaretti, che tira fuori una serie di domande che possono riguardare quello che noi prepariamo. Signorina, ma io mi meraviglio di lei. Signorina, lei stava compiendo una truffa in questo momento. Io non sono scemo, per fortuna l'ho visto. Signori, che cosa facciamo? Io non lo so, per me deve essere squalificata la concorrente. Non è possibile. Ma dico, ma signorina, ma non si rende conto? Ci sono circa 7-8 milioni di persone che la vedono in questo momento. Io sto leggendo una domanda e lei era qui che armeggiava guardando sotto con i foglietti e poi se li nasconde nel seno. Ma è possibile, signorina? Una laureata, una persona come lei. Io mi meraviglio. Io non so che cosa fare. Cosa facciamo, signore? Lei aveva un raddoppio pari a quanto? 98 milioni. A 98 milioni. Coi 122 della scorsa settimana... Signori, qui abbiamo purtroppo... Volete portare, per favore, volete prendere la signorina e portarla fuori? Perché adesso non so se facciamo delle sceneggiate oppure... Vabbè, lasciamo fare questa manifestazione. È motivo per me per fare qua gli sponsor. Però poi si è reso conto. Direi che vale la pena di riapprezzare questa sequenza. Eccolo lì, chissà la moglie se è a casa. Lo faccio molto volentieri perché il Ferrari Club Italia mi invita a fare questa manifestazione. È motivo per me per portare qua gli sponsor. Allora, scegliene un'altra, svelta. 96 orizzontali. 96 orizzontali? Sì, sì. Sei un po' emozionati? Sì. Allora, 96 orizzontale, tutta vuota l'hai scelta. Eternit. No, scusate ragazzi, a questo punto io interrompo. Io non ti ho fatto nessuna domanda, Maria Grazia. Adesso tu mi devi dire come la sai la risposta. Perché se qui c'è un inghippo io mi arrabbio in diretta proprio, non me ne importa niente. Come facevi a sapere che era Eternit la risposta? Non ti ho fatto nessuna domanda. L'ha fatta la domanda? No, non ho fatto nessuna domanda, ho soltanto detto hai scelto una casella tutta vuota. Adesso io voglio sapere come mai tu sai la definizione esatta. Mi dai una risposta? Da una giovane. Allora, chi sei? Parente di qualcuno qui che non è una persona per bene? No, io non c'è nessuna risposta, nessuna spiegazione, altro che una... Allora, le Amazzoni. Io provo adesso. No, ma io non lo so, ma voi avete la mente, io non lo so. Mi dia sta soluzione. Vinsero battaglie grazie alla loro figa. Giancarlo, ma roba da matti, chiediamo scusa però a tutti i ridelanti. Sì? Che fai? Ma non sai che tuo figlio è stato ricoverato gravissimo a 100 anni? È gravissimo per un incidente, ma che ci fai? Oddio, chi parla? Oddio, chi è? È grave, grave. Chi? Ciro, dove? Oddio, no! Oddio, Dio, no!
libro? Un libro. Allora Paolo? Sì. Ti sento. Pronto? Allora Paolo. Sì, dimmi. Posso pregarti di una cortesia? Sì. Tu non sei in grado di svolgere il tuo lavoro. Rossi, signori, facciamogli un applauso. Vasco Rossi con noi. Vieni, vieni Vasco. Eccolo qua, Vasco Rossi. Ciao Vasco. È veramente un personaggio incredibile. Intanto è un ragazzo d'assalto. Ecco, un ragazzo che si è fatto da solo, no? Ne ha passate di tutti i colori quando era ragazzino. Io ho letto tutta la tua biografia, no? Quando stavi a casa tua, no? Facevi tanti sacrifici, no? Sei proprio partito ai tempi delle montagne, la mamma che gli faceva da mangiare, i tortellini, tutte quelle storie là, no? È una storia veramente interessante. Ci sono questi ragazzi che hanno tanto cuore, tanto sentimento, anche se sembrano dei gasati. Hai sentito delle ragazze, hanno detto mi piace perché è gasato. Un altro ha detto tozzo o tocco, non so che cosa hanno detto. Questi ragazzi qua invece che hanno sofferto, hanno tanto cuore, sono quelli che rimangono, che sono qui per stare con noi per tanto tempo. E allora io adesso, per dimostrarvi che quello che io ho detto è vero, io vorrei che adesso voi ascoltaste una canzone che abbiamo preparato per voi con la collaborazione di Vasco Rossi. La vogliamo dedicare a tutti quelli che hanno votato per lui e anche a quelli che, pur amando Vasco Rossi, hanno votato per Battiato. Che canzone ci hai fatto? No, più che una canzone ho preparato un putpurì? Esatto, no, una cosa che è un'anteprima proprio, tra l'altro che è praticamente un'anteprima del disco nuovo che farò, che è dal vivo, no? Un'anteprima del disco che farai, perché voi sapete che lui non incide, lui fa sempre dal vivo i suoi concerti, no? Esatto, il prossimo disco sarà un disco dal vivo, per cui questa è un'anteprima proprio di vari spezzoni di... Una grossa novità. Ecco, vabbè, esatto. Senti, ma noi adesso guardiamo, poi dopo vedere, lo possiamo insomma. Commentare. Esatto, magari... Ecco, allora, dalla regia, volete fare... Voglio dire, io non posso vivere senza calcio, ma è come... mi piace molto. Abbia una grande... Ma cosa c'entra il mondo accademico? Ma pensa a te stesso, ma pensa a te stesso. Come si fa a dare credito? Ma pensa a te stesso, ma stai zitto. Ma insomma spegniti un po'. No, non si deve trascendere, cioè, no, basta. Ti spegni tu. No, buoni. No, la smetti tu. E smettiamo una volta per tutte. No, per cortesia, no, mettetevi a sedere e non litigate in questo modo perché non si fa. Siate buoni, sedetevi. No, allora, devo ammettere che non l'ho imparato a memoria. Non voglio mai imparare a memoria. Anche perché non è che proprio sia così avvincente da doverlo imparare a memoria. Ci sono, come le ho detto prima... Allora, prima di tutto però bisogna leggerlo. Allora, come lei non l'ha letto prima... Lei sa perché non l'ha letto? Perché questa sua Ma domanda... Ma sai che è antipatico, ministro, glielo posso dire? Cosa? È un po' antipatico. Perché lei deve essere sempre... Perché lei deve essere sempre... Ben disposta anch'io sono confronti. Ben disposta nei ho suoi confronti. Ho letto il suo libro. Non ha letto. Sa, io faccio quattro interviste. Immagino. Posso sbagliare, allora è un anche errore non sapere... Anche una redazione di quasi 40 persone. No, veramente sono in 25 10. Più 15, mi no, hanno detto. No, allora, siamo in 15 e la prego di cambiare tono con anche me. Lei? Ha capito? Anche perché lei? Io sono gentilissima anch'io? Nei suoi confronti. Anch'io? Quindi la prego di cambiare tono. Anche lei? Bene, della giornata conclusa, nemmeno conclusa ieri perché domani sera c'è il posticipo. Allora, Livorno-Crotone 10, Bari-Modena 11. Tesoro, è 1-0, 1-1. Scusi. Livorno-Crotone. Fa schiuma ma non è un sapone. Fa schiuma ma non è un sapone. Che cos'è? La borra. La? La borra. La borra, cos'è? Lui è l'unico che non ha niente nel secchione, lui è fuori schema, lui è un ragazzo normale che fa il furbissimo, se la trova. Ma dai, Vittorio, ti devo dire una cosa. C'eri male. Vanno a letto insieme. Vanno a letto per farsi. Sala non ha. È impotente. Sala, scusate, Sala. Sveglia. Lei è d'accordo? Sala, no, non ha mai avuto. Non ha mai avuto rapporti completi, Sala, hai capito? È ora di cominciare. Basta, per favore. Vittorio, per favore. Ne parliamo dopo. Lui è perfetto. Allora, Vittorio, lei lo ha fatto diventare un uomo. E te straparli. No. Che sei tu? Capra, oca, ignorante. Merda secca, hai rotto il cazzo, cretino, allora hai rotto i coglioni,
parla per te e non ci fermi. È matto! Ma tu sei matto veramente? Mai, parla per te, ignorante e fascista. Ma va, basta. Non ti permettere, no, io non mi siedo più. No, no, mi dispiace, voi sei pazzo. No, sei matto, io non ci sto. Ma che è matto? Sei pazzo? No, ma a me non me ne frega niente. Scusami, un conto era la cosa, un altro conto e il gioco un altro conto va a f***o. Scusami. Che me ne frega, a me mi devo fare, io mi metto là, chi è? Non lei ha menato a me, cara, mi ha toccato, chiuso la bocca, spento. No, no, non per i co***i, parlo, non tocco, io parlo, lei è fascista e mi ha toccato, spinto e tolto gli occhiali. Come dici, ti stai toccando? Non dire, io non ho toccato nessuno, io ho parlato. Non ci vengono a nessuno. No, della, lei mi ha toccato, ho strappato gli occhiali, guarda la registrazione. Dopo che, appunto, non rompere il c***o. Lei tocca sua nonna, mi ha toccato la madre. Ma chi ti tocca? Ma chi ti tocca? Tocco, molto. Non voglio essere toccato da una fascista. No, io non lo so, io non ho parole, ragazzi. Guarda la registrazione, tocca sua nonna lei. No, io non mi siedo vicino a suo figlio. Dobbiamo continuare la puntata. Giudicare per gli altri. Cioè, non la voglio mettere con... Non ti permettere mai più, mai più. Ok? Va bene. Mai più! Antonio, va bene. Guardami la mia madre! Va bene, Antonio. Mai! Va bene. Mi stacco la faccia io. Va bene, no. No. Mai! No. Buttatelo fuori. Buttatelo fuori.